Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e in questo nuovo unboxing, come potete vedere, ho acquistato una videocamera, la Canon Legria HF-R48. Ho guardato alcuni video in giro, in più ho chiesto alcuni consigli, tra cui lo conoscerete sicuramente, logicamente Jim, che lui aveva fatto un po' di tempo fa un unboxing della, diciamo, del modello più professionale di questa, però sempre Legria. E niente, gli ho chiesto alcuni consigli e appunto ho voluto comprare questa videocamera non solo per YouTube, anche per altre cose, ma la userò anche per fare i miei video, in quanto la GoPro purtroppo al chiuso per fare queste cose non è al massimo, anche perché tende a appunto a fare l'effetto visione pesce, quindi mi arrotonda le cose. Infatti sicuramente la scatola la vedrete un po' bombata perché purtroppo, e poi ha un microfono, infatti adesso io sto urlando dietro perché sennò veramente non si sente niente, e poi non avendo un display non riesco ad avere un'anteprima di quello che, vabbè, la GoPro è fatta per altre cose, quindi vabbè. Andiamo ad analizzare la scatola. Da questa parte tutta rossa con scritto Canon è il modello, da questo lato abbiamo la, come è fatta la videocamera, qui praticamente vabbè, Full HD, tutto quello che ha, include il cavo HDMI, le SDXG, MP4 35 MPS, vabbè, tutte queste cose qua. Da questo lato abbiamo praticamente la durata della batteria standard 105 minuti, invece con una batteria opzionale 155 minuti, HDMI o HDMI, Dolby Surround, stereo, eccetera, bla bla bla. Da questo lato abbiamo più o meno le stesse cose, wifi, web, smart auto e tutto quello che può fare. Il contenuto, cavo di alimentazione, allora videocamera, vabbè, adattatore di alimentazione compatto, cavo di alimentazione, pacco batteria, cavo HDMI o HDMI che dir si voglia ad alta velocità, cavo USB, software, il software di installazione. E da quest'altro lato abbiamo praticamente il requisito di sistema, che vabbè, Windows 8, Vista, eccetera, macOS, bla bla bla. E anche qua fa vedere i praticamente i contenuti opzionali che si possono acquistare. Vabbè, ora velocizziamo, andiamo ad aprire questa cosa e andiamo a togliere tutto quello che è il bollettino di consegna, non me ne frega niente. Andiamo a vedere il software. Poi abbiamo tutto quello che è, diciamo, i manuali, la garanzia. Qui andiamo ad aprire questo scompartimento e andiamo ad estrapolare il cavo, di alimentazione per il nostro alimentatore. Poi l'alimentatore, poi il cavo HDMI o HDMI, da una parte quello standard e qua dovrebbe essere quello mini, presumo, poi la batteria e infine la videocamera. Quindi adesso facciamo un po' di spazio. Ah, poi il cavo USB. Quindi c'è più niente, vediamo un po'. Ok, non c'è più niente, perfetto. Andiamo a chiudere la nostra scatolina, la mettiamo qui e andiamo a vedere in dettaglio. Allora, vabbè, il cavo HDMI non ve lo faccio vedere, il USB non ve lo faccio vedere perché è il classico USB normale, mini USB. La batteria, molto compatta, la batteria compattissima con la scritta Canon. Poi il cavo HDMI o HDMI che andiamo a vedere. Lo so che non me ne frega niente, ma vi lascio la suspense. Ok, perfetto. Il software è lì, il
l'alimentatore, che è praticamente molto anche qua compatto, per caricare la nostra videocamera. E qua, vabbè, abbiamo il nostro cavettume. E poi qui abbiamo praticamente i manuali, che speriamo che c'è anche l'italiano, perché io di solito i manuali non li leggo mai. Italiano, oh, grazie Dio. Abbiamo praticamente tutta quello che è la manualistica di sistema. E questo cos'è? Guida la configurazione wifi di base, la guida rapida. E questo cos'è? Vabbè. E andiamo a vedere appunto la videocamera, che è molto compatta, molto piccolina. Infatti non eccola qua, mi si vede pure riflesso. Ciao a tutti. Ok, qui dovrebbe esserci uno slot per l'SD, USB, HDMI out per le cuffie, un'entrata per le cuffie. Qui dovrebbe esserci, penso, non lo so. Dovrebbe esserci anche l'opzione per un microfono esterno, in teoria, da quello che avevo letto da qualche parte. Che però vabbè, adesso non trovo comunque. Se non sbaglio dovrebbe essere qui da qualche parte. Boh. Comunque andiamo a vedere se la nostra telecamera è carica. Allora, come si inserisce codesto coso qua? Ok, abbiamo inserito la nostra batteria e vediamo se la telecamera ovviamente non è carica, vabbè, quindi dovrò farla caricare un po', perché purtroppo non è carica. E niente, appunto, questa videocamera la userò anche per altre cose, oltre che al canale di YouTube, per fare unboxing, vlog, che non ne faccio mai, però vabbè, potrei anche iniziare a farne qualcuno, e appunto i soliti miei video acquisti, e niente, per cercare di migliorare anche un po' la qualità sonora e visiva dei video che faccio. Bene ragazzi, questo unboxing finisce qui. E vi aspetto ai prossimi video. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.